Ciao a tutti i miei piccoli mangiatori di libri, bentornati sul mio canale. Questo è un video speciale, infatti esce di lunedì e non di domenica, però mi sembra giusto farlo poiché vado a parlare di un argomento molto delicato e che ci coinvolge in quanto italiani. Oggi, il 10 febbraio, è il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. I massacri delle foibe sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili, per la maggior parte italiani, che vivevano nelle zone della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia. Il periodo in cui avvennero questi eccidi va durante la Seconda Guerra Mondiale e subito nell'immediato secondo dopoguerra da parte dei partigiani jugoslavi. Oltre appunto al massacro ci fu un vero e proprio esodo giuliano-dalmata, cioè un'emigrazione forzata da parte dei cittadini italiani che dovettero abbandonare le loro case e la terra in cui avevano vissuto, poiché questi territori, cioè Venezia Giulia, Quarnaro e la Dalmazia, furono occupati dall'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia guidati dal maresciallo Tito. In seguito poi appunto questi territori vennero annessi alla Jugoslavia. La causa di questo massacro fu una pulizia etnica mascherata come una rappresaglia per le angherie fasciste, causata appunto dal passaggio dal nazifascismo al comunismo, il quale vedeva negli italiani dei nemici che dovevano essere eliminati a tutti i costi. Gli italiani eliminati furono migliaia e vennero appunto gettati in delle fenditure carsiche da parte sia dei partigiani che dei servizi di sicurezza titini. Non c'è un numero di vittime preciso, si parla di circa 5.000, diciamo da un numero che varia tra i 5.000 e gli 11.000 per i giustiziati, mentre gli esuli che dovettero abbandonare le proprie terre furono un numero di circa 350.000. Ed è proprio grazie agli esuli e ai loro discendenti se oggi si è venuto alla scoperta di questo triste capitolo riguardanti gli eccidi delle foibe e dell'esodo e questa drammatica pagina storica è entrata a far parte appunto della storia nazionale. Le foibe sono, innanzitutto, che cosa sono? Sono degli inghiottitoi naturali tipici delle aree carsiche in cui appunto vennero gettati i corpi delle persone che furono uccise dalle truppe di Tito e appunto la maggior parte delle vittime furono italiani. Questa è un'altra delle pagine più tristi per quanto riguarda la nostra storia, ma non in quanto italiani, proprio la storia dell'uomo, un po' come è stato per la Shoah e altre stragi di innocenti avvenute nel corso del tempo. Soprattutto qui le foibe, la cosa che mi ha lasciato più perplessa, possiamo dire, è il fatto che le vittime sono state uccise in quanto italiani. Non c'era altro motivo, semplicemente l'essere italiano era un problema, stando a loro, ovviamente. Io, come è stato per il video della Shoah, spero sempre che andando avanti col tempo tutto questo odio nei confronti degli altri possa giungere al termine, possa finire. Io spero sempre che si possa vivere in un mondo in cui non ci sono odi razziali, odi di religione, nulla, ognuno vive senza far del male alle altre persone con le sue idee e quant'altro. Io ci tenevo appunto a fare questo video perché secondo me è appunto una pagina della storia che merita di essere conosciuta e soprattutto per rispetto delle vittime meritano di essere ricordati.